Dopo Firenze un altro derby per l'Arcantea che domenica alle 18 sbarca al Palapuccetti di Cecina per mantenere l'ottimo ruolino di marcia che l'ha portata fino al primo posto. Non sarà facile perché anche i padroni di casa vorranno tenere vivo il buon momento di forma che li contraddistingue, perciò è facile immaginare che sarà una partita molto tirata. I biancorossi hanno aggiunto in settimana un tassello importante come Giacomo Sereni e gli effetti positivi si sono visti subito in allenamento con una rinnovata intensità. Una risorsa in più e non certo un problema in vista degli effettivi da scegliere partita dopo partita. L'elettromeccanica moderna Cecina ha invece cambiato allenatore. La squadra è ora affidata a Federico Campanella ed ha aggiunto da poco l'esperto Capanni. Il risultato è che i bianco-blu sono al settimo posto con 18 punti e stanno attraversando un ottimo periodo. Guardia alta dunque per l'Arcantea contro una rivale ormai tradizionale del campionato. Hanno corretto in corsa la guida tecnica, dice coach Russo, ed hanno vinto 3 delle ultime 4 partite. Sarà una battaglia come già nel match di andata, ma la nostra squadra è prima in classifica ed arriverà a Cecina con la necessaria consapevolezza della difficoltà dell'impegno, ma con altrettanta intenzione di fare tutto ciò che serve per vincere.